capire cosa venisse fuori da quella platea. Solo la contrapposizione dei nomi senza riscoprire una ragione, la ragione dello stare insieme. Io non ho cambiato idea, non ho mai detto che ero candidato, ho sempre detto che avrei preso una decisione solo dopo aver fatto una serie di iniziative come ho fatto sulle idee e sui contenuti. Quindi ho mantenuto la coerenza con ciò in cui ho sempre creduto. Non ha senso cambiare un segretario senza cambiare il partito e non ha senso fare un congresso ambizioso che non parta dalle idee sul lavoro, sull'ambiente. Per questo alla fine mi sono sentito rappresentato da una leadership come quella di Bonaccini. Ho accettato il progetto che mi ha proposto, che è un progetto di cambiamento di tutto il gruppo dirigente dalla A alla Z, per costruire un partito dove non comandino le cordate di potere, ma dove siano riconosciuti i territori e la loro forza. Il fronte dei sindaci, degli amministratori locali. Alla fine ho trovato nel progetto di Bonaccini la risposta a queste esigenze che sono anche le mie. Ovviamente penso di portare a Stefano un valore aggiunto nell'allargare la platea di persone, donne e uomini che possono sostenere questa candidatura, guardando alle tante diverse sensibilità e soprattutto lavorando perché questo congresso sia basato sul rispetto reciproco tra candidati e tra persone che si schierano dalle parti opposte, perché non ha senso chiamarci Partito Democratico se non siamo capaci di condividere dei valori, di condividere delle regole e di confrontarci senza l'idea che chi vince prende tutto e chi perde se ne va.